il ministro dello sport contava di riprendere un suo cavallo di battaglia, che è quello del diritto di scommessa, che appunto siamo su questo e anche sulla vicenda della fine del divieto di sponsorizzazione delle aziende di betting, se ci puoi fare un quadro. Ma io non partecipo ai lavori delle commissioni bilancio e non partecipo ai lavori del governo italiano. Io ho un ruolo di rappresentare le esigenze del mondo del calcio, come ho detto prima, per impattare il più possibile nel portare a casa risultati significativi nell'incremento dei ricavi. Il ministro Abodi mi ha chiesto una serie di priorità per il calcio italiano. Il mio cavallo di battaglia rimane, ma non è un mio cavallo di battaglia, è un diritto sacrosanto che è collegato ad una risoluzione dell'Unione Europea sulla tutela del diritto d'autore. Lo stanno applicando in diverse altre nazioni, non capisco perché non debba essere applicato in Italia. E quindi la percentuale sulle scommesse, l'apertura delle sponsorizzazioni collegate al betting, il passaggio da 3 a 5 anni della Melandri per quanto riguarda la negoziazione dei diritti televisivi, la introduzione nel mondo del calcio della tax credit, così come avviene nel mondo della cultura, in modo particolare nel mondo del cinema. Non capiamo se sport è cultura. Quando ci esercitiamo in questo binomio di sport e cultura, sui doveri è sempre un binomio valido, sul piano dei diritti esiste il cinema, la cultura, ed esiste comunque il calcio poi dall'altra parte. Quindi su questo chiediamo pari dignità, ma soprattutto riteniamo che se un imprenditore ha voglia di finanziare il mondo dello sport o del calcio, noi parliamo di sport in generale, credo che sia un'ottima opportunità nel prendere risorse che arrivano dall'imprenditoria in generale. L'ultimo tema è quello che noi riteniamo che per attuare definitivamente un progetto di riforma dei campionati o del calcio italiano è fondamentale il riconoscimento, con una piccola modifica della legge 91, per l'introduzione del semiprofessionismo, ma se non piace la parola semiprofessionismo, di avviamento al professionismo. Riteniamo che sia fondamentale quel passaggio, con tutto quello che questo può comportare, soprattutto per il primo livello del professionismo del calcio italiano.